Ciao, ben trovata sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente, che sono io. Titolo del video di oggi è Il narcisista senza affetto. Allora, prima di iniziare ti chiedo se per favore puoi mettere like a questo video così che mi aiuti a far crescere il canale e potrò continuare a fare video sul narcisismo. Grazie. Seconda cosa, se hai qualche titolo da suggerirmi, qualche video che dovrei fare in tema di relazioni tossiche, puoi farlo, puoi suggerirmelo. Qua sotto nei commenti scrivi l'argomento che dovrei trattare e lo prenderò sicuramente in considerazione. Chiusa parentesi. Il narcisista senza affetto o anaffettivo mi è stato richiesto da una ragazza che segue il mio canale, che si chiama Vittoria, che ovviamente saluto, ciao Vittoria, che appunto abbiamo fatto un sondaggio ed è stata molto votata come richiesta. Quindi voglio trattare questo argomento perché credo che possa interessare a molte persone. Andiamo a leggere cosa dice l'enciclopedia in merito alla parola anaffettività. Una persona anaffettiva è colui che è incapace di provare o produrre affetti. Tieni presente che un narcisista patologico, proprio perché ha il disturbo narcisistico di personalità, che è un disturbo vero e proprio, non prova empatia emotiva, cioè lui non si innamora. Lui non si innamora come ci innamoriamo noi di qualche persona per i suoi tratti caratteriali, perché ci fa star bene, perché vogliamo che lui o lei stia bene, perché insomma ci innamoriamo in maniera empatica. No, il narcisista patologico ama il modo in cui l'altro lo ama, cioè è tutta una questione egocentrica. Quindi il narcisista ama il modo in cui il partner lo fa sentire. Infatti ha bisogno di un partner che sia sempre presente, che non lo contraddica mai, che gli dia dei vantaggi economici e sociali, che sia praticamente un donatore senza mai chiedere nulla in cambio, perché un narcisista patologico, ripeto, può essere sia maschio che femmina, non darà mai niente in cambio. Quindi lui non può provare amore vero, non può provare empatia emotiva. Ora, si tratta di una condizione, quella della anaffettività, di assenza di affetti, intesa come totalità dei processi emotivi. Ripeto, il narcisista patologico, avendo i neuroni specchio, che sono quelli che ci permettono di immedesimarsi negli stati d'animo altrui, non riesce a provare un'emozione quando l'altra persona sta bene. Ad esempio, se noi facciamo una bella azione nei confronti del nostro partner o della nostra partner, noi ci sentiamo bene perché vediamo il sorriso, la felicità in lui. No, invece il narcisista patologico, se fa una buona azione, è perché vuole qualcosa in cambio. Che cosa? O il riconoscimento del fatto che lui è grande, o il riconoscimento del fatto che lui è una buona persona, oppure si aspetta qualcosa di più grande in cambio rispetto al regalo che ha dato. Quindi c'è sempre qualcosa che si aspetta indietro, un narcisista patologico, che non lo fa mai le cose, non vengono fatte mai col cuore. Più in generale, quindi, trattasi, quello della persona anaffettiva, trattasi di incapacità più o meno patologica di provare emozioni, esprimere emozioni che si riescano a provare e quindi restano represse e non espresse. Questa perché un narcisista patologico è un narcisista patologico? Semplicemente perché è una persona che geneticamente è portata ad avere questa patologia, e da un'altra parte l'educazione fin da piccolo è stata molto dura con la persona che poi andrà a sviluppare il narcisismo patologico, cioè o dei genitori che gli hanno chiesto sempre tanto e quando non riusciva ad arrivare a degli obiettivi che veniva richiesti dai genitori veniva castigato, oppure un bambino, il classico bambino d'oro, che veniva sempre trattato come un re, non gli è mai stata data l'educazione giusta perché non gli è stato mai detto quando sbagliava, che sbagliava e come doveva comportarsi, non gli è mai stato detto di chiedere scusa quando sbagliava, e quindi lui non ha avuto l'educazione necessaria per poter capire il giusto da sbagliato e crede sempre di essere nel giusto anche da adulto. Quindi il narcisismo patologico nasce per un insieme di cose che sono la genetica e ovviamente l'educazione da parte dei genitori dai 0 ai 7 anni, quindi quando si è molto giovani. Quindi questa è l'anaffettività. Poi ti voglio leggere un articolo che secondo me è molto interessante, che poi ti posterò qua sotto nei commenti, che ti dice: il narcisista trattiene l'attenzione come tattica di controllo. Quindi, se partiamo dal presupposto che il narcisista patologico è anaffettivo, cioè non prova empatia emotiva, ci sono delle tattiche che lui usa per trattenere. All'inizio il narcisista, l'abbiamo detto, ti fa bombardamento d'amore, presente, passionale, carino, usa frasi ad effetto del tipo:
ti guarda, mi sento già di amarti già da poco, è stato colpo di fulmine, sento che siamo anime gemelle, so che siamo fatti per stare l'un con l'altro da subito, e questo serve per agganciarti, perché ti dice le cose che ti vuoi sentir dire per farti innamorare. Poi le cose cambiano, trattiene l'affetto. Quindi, quando sei stati affascinati inizialmente, irretiti dal narcisista, vieni travolta appunto dal bombardamento d'amore. Alcuni dei modi più popolari in cui i narcisisti usano la trattenuta, quindi nella fase di svalutazione, quindi all'inizio ti danno tanto, poi te lo trattengono, includono l'ostruzionismo, cioè la chiusura delle conversazioni prima ancora che siano iniziate, il trattamento silenzioso. Fai qualcosa che non va bene al narcisista. Il narcisista non ti dice nulla, semplicemente sta zitto per dei giorni e delle ore. E questo è un altro modo per trattenere l'attenzione a te, perché ti deve far innervosire e perché vuole che tu la prossima volta ti comporti come lui crede, come lui vuole. Un improvviso ritiro dell'affetto, dell'intimità fisica può negarti il sesso, può negarti l'intimità fisica senza motivo, sparizioni inspiegabili, in cui si rifiutano di contattarti o di impegnarsi con te, anche mentre interagiscono con altri con entusiasmo, come un modo per spargere sale sulla ferita. Quindi potrebbero trattenere l'attenzione e farti vedere che stanno parlando con un'altra persona, proprio perché ti devono far ingelosire. Questa è un'altra tattica, si chiama triangolazione. Quindi ti potrebbero dire: ma guarda, c'è un collega di lavoro che mi sta facendo molti complimenti. Questo perché? Perché ti deve far ingelosire, perché tu vuoi, perché lui, il narcisista o la narcisista, vuole che tu dia sempre di più alla coppia e lui ovviamente sempre meno. Ciò di cui molti non si rendono conto è che i narcisisti trattengono deliberatamente l'attenzione, cioè lo fanno apposta, e l'affetto durante la relazione per mantenere la dipendenza della vittima. Quindi ripeto, tutte queste tattiche, il muro del silenzio, il fatto che un giorno ci sono, un giorno non ci sono, il fatto che ti parlano di terze persone che sono interessate a loro, lo fanno per mantenere l'attenzione della preda, lo fanno per rendere la preda confusa, proprio perché è una preda confusa e ansiosa, è una preda facilmente manipolabile e soprattutto che darà a loro molto, moltissimo, senza ricevere nulla in cambio. Questo deve essere molto molto chiaro. Il narcisista deve star qua e ti dà le briciole, ti sta sopra, e tu devi star qua e dare tutto e stare sempre zitta e non dire nulla e non contraddirlo in nulla, perché sennò verrai punita o punito col silenzio punitivo, con la triangolazione, con il trattamento caldo e freddo, cioè un giorno c'è e un giorno non c'è. Pianifica un'uscita sicura. Il periodo in cui il narcisista si trattiene e si ritira da te è in realtà un momento ideale per pianificare la tua uscita sicura dalla relazione. Ecco un altro motivo per cui il narcisista a volte non c'è, lo fa, diventa anaffettivo, lo fa deliberatamente quando sente, quando sa che c'ha un'altra preda sicura e che tu non gli servi più. Allora a quel punto lì diventa anaffettivo totalmente, svalutante, ti può offendere perché vuole che tu lo lasci, ma se tu non lo lasci ti lascerà lui in 224 con un messaggio, oppure come mi è capitato, con una semplice chiamata del tipo: ciao, scusa, ti volevo dire, la nostra relazione finisce qua perché voglio star da sola, ciao, boom, dopo anni di relazione. Ti fa così perché la partner o il partner in quel momento lì non gli serve più e quindi ha bisogno di spazio, quindi il partner deve andare via perché ha già una nuova preda. Però stai certa che prima o dopo tornerà a cercare la vecchia preda. E sai perché? Perché quella nuova prima o poi lo stancherà e si annoierà, credimi. Poi se vuoi leggere questo articolo lo posto alla fine del video qua sotto nei commenti. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici, ricorda e ripeti il motto: l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico, quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero preziose. Tieni buona questa tua qualità e diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico, perché la conoscenza salva la vita. Ci sono tante persone che soffrono per colpa di narcisisti e andrebbero informate. Grazie di avermi seguito. Ciao da Stefano.